just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Bentrovati sulla notizia.tv. Il destino del PD lentinese non si prospetta sotto il segno di una buona stella dopo i danni causati a Lentini dal sindaco Mangiameli. L'arrivo e quindi l'insediamento del neo segretario cittadino Turi Raiti non sappiamo fino a che punto potrà essere efficace per il rilancio del partito, anche in considerazione del fatto che Mangiameli, col suo modo di amministrare Lentini, ha contribuito ad alimentare le proteste dei cittadini e quindi l'antipolitica. I lentinesi, come tanti altri siciliani, non sono più propensi a dare il loro sostegno ai partiti politici che a livello locale sono rappresentati da amministratori poco capaci e quindi del tutto inefficienti. I problemi in questa città, oltre a moltiplicarsi, si sono aggravati. E la colpa di tutto ciò non è da collegare al mancato arrivo dei fondi FAS, bensì all'incapacità di sindaco e assessori per non essere riusciti nemmeno a risolvere i problemi di piccolo cabotaggio, come quello della viabilità, dei parcheggi nel centro storico, del verde pubblico che continua ad andare alla malora, vedi Villa Overdam. Il sindaco non è stato capace nemmeno di fare migliorare il servizio delle circolari urbane dell'AST. I cittadini che si recano all'ospedale, infatti, dopo le 17:30 non possono più tornare a casa con i mezzi pubblici di trasporto perché non c'è una circolare, per esempio, alle 19:30. Per risolvere questo elementare problema non ci vogliono i fondi FAS, ma solo buona volontà e un pizzico di attenzione per la città, cosa che sia il sindaco che l'assessore ai trasporti dimostrano di non avere. Parco Robinson di Bosco Minniti, Zappulla e Fassina. L'ennesimo vergognoso spreco di denaro pubblico. Lo stato di degrado e abbandono in cui versa il parco Robinson di Bosco Minniti è intollerabile perché, a fronte di ingenti risorse pubbliche investite, la più vasta area verde di Siracusa, 50.000 metri quadri, non è pienamente fruibile dai cittadini. Per denunciare questo ennesimo sconcertante esempio di spreco di denaro pubblico, improduttivo di benefici per la collettività, ripercorrere le tappe di una vicenda tormentata che dura da oltre 10 anni, rendere pubbliche documenti alla mano, le spese sostenute dal Comune e svelare le gravi omissioni delle amministrazioni comunali che si sono succedute in quest'ultimo decennio, Bufardeci e Visentin. È convocata una conferenza stampa per il prossimo lunedì 24 settembre alle ore 10 davanti all'ingresso principale del parco in piazza Marcello Sgarlata. È tutto anche per oggi, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle prossime edizioni. Abbiamo raccontato che non è questo il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Abbiamo raccontato che non conviene abbandonare i rifiuti per strada. Adesso vogliamo vincere con te la battaglia per un ambiente più pulito.
aiutaci a eliminare le discariche abusive. Campagna di sensibilizzazione della provincia regionale di Siracusa, in collaborazione con tutti i 21 comuni. Elettro Multiservice di Giuseppe Taverna. Tutto per l'elettricità, sistemi di allarme e videosorveglianza con assistenza di tecnici specializzati. Elettro Multiservice vi fornisce anche antenne televisive e decoder per il digitale terrestre. Elettro Multiservice si trova a Francofonte in via Giordano Bruno 49. Sto tranquillo. Tranquillo.